Il finale di anno del Teramo è il più amaro che ci si potesse attendere. La sconfitta, l'ennesima di questa stagione contro il Bassano, fa sprofondare il diavolo in una crisi senza fine che avrà certamente delle conseguenze, specie nel mercato di gennaio. E dire che le cose nel freddo pomeriggio veneto sembravano aver preso una piega diversa. Il Bassano prova all'inizio a fare la partita, ma la squadra di D'Angelo non trova gli sbocchi desiderati. Fabbro tenta al settimo con una conclusione all'interno dell'area, stoppata in scivolata da Sales. Poi molti minuti di supremazia sterile dei veneti prima dello squillo biancorosso. Al 25esimo Sansovini trasforma quasi in gol un calcio di punizione che si guadagna al limite dell'area di rigore. Il sinistro trova la deviazione provvidenziale della barriera giallorossa che concede solo il corner. Ma sugli sviluppi il Teramo mette il naso avanti. La traiettoria di Di Paolo Antonio trova al centro dell'area di rigore la testa di Filippo Capitanio che anticipa Cavagna e batte Rossi. Il Teramo si rivede al 39esimo con Sales che scodella per il tacco acrobatico di Sansovini, la cui volée manca di poco la porta veneta. La reazione dei padroni di casa arriva al decimo della ripresa da un calcio piazzato. La limite dell'area di rigore va a Minesso che col sinistro pesca all'angolo più lontano, scavalca la barriera ma centra in pieno la traversa. La gestione della partita però in casa biancorossa è davvero scellerata. D'Angelo sull'altro fronte getta nella mischia tutto il potenziale offensivo che ha. Il Teramo subisce passivamente e dopo il destro alto di Laurenti a un quarto d'ora dalla fine subisce il pari grazie alla punizione pennellata dal neoentrato Candido che batte il calore costretto alla resa dalla traiettoria del giocatore giallorosso. Tempo per trovare comunque il successo ci sarebbe, ma Zauli, passato nel frattempo alla difesa 3, preferisce coprirsi e conservare il punticino, mentre il Bassano all'arrembaggio imperversa. Caidi è provvidenziale su Grandolfo all'80esimo, il tiro dalla distanza di Minesso all'85esimo è alto, ma sono cattivi presagi che non vengono percepiti in casa biancorossa. D'Angelo butta dentro anche Tommy Maestrello e dopo il miracolo di calore su Laurenti, all'89esimo la beffa atroce si concretizza ancora una volta nel recupero con la sponda di Grandolfo che pesca proprio Maestrello col tapin vincente che manda il diavolo all'inferno. Chiude un 2016 horror e un progetto tecnico nato nel peggiore dei modi in estate e che scelte ancor più improbabili in corso d'opera stanno trasformando in un vero e proprio incubo sportivo.